Ben tornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Disney Legacy Challenge. Allora ragazzi siamo tornati in casa Snow e come potete vedere non è che c'è lo schifo in questa casa ma di più. E c'è un disagio generale, chi per un motivo, chi per un altro. C'è un forte disagio, ragazzi. Insomma, stanno tutti in una situazione a dir poco critica. Fai la doccia, cara. Forse il disagio è causato da questo. Già, chi l'avrebbe mai detto e non l'avrei avrei mai immaginato di vederla con una chitarra in mano, ragazzi. Vi dico la verità. Però per pur di lavorare si fa tutto. E visto che la nostra, ecco, no? Deve esercitarsi nella scena d'azione perché alle 9 deve andare a lavorare. E siamo messi così, Stiamo fortemente. Sale di livello in chitarra, va bene? Mi fa tanto piacere per te tesoro. E quindi si stiamo messi così ragazzi. Allora la nostra è qui. E cosa deve fare? Andrà a lavoro fra due giorni. Suonare uno strumento è completato. Fammi il piacere tesoro mio. Vai qua e dormi. Tu invece... Tu è inutile che ti lavi le mani perché puzzi da far schifo, devi proprio, cioè lavarti. Tiana è qui che dorme, ragazzi. E va al lavoro fra tre ore. Oh mio dio, patata, cerca di riprenderti un attimo. E vi ricordo, ragazzi, un po', fra virgolette, il triste destino, chiamiamolo così. Della nostra. beh, ok, non hai fatto in tempo. Di della nostra Tiana. Ehm, con un altro sim, ok. Devi esercitarti, cara. Tu sei quella che sta messa meglio di tutti. Quindi vieni qui: che qui dentro ormai non diamo più fastidio a nessuno, perché la nostra ha iniziata a lavorare come potete vedere, vi ricordo: è come no? Nella carriera, diciamo che eh, appartene, apparteneva ormai, appartenuta, diciamo così, a sua nonna Biancaneve, anche lei come cuoca. Però c'è un, un però, ragazzi, anche parecchio importante, ovvero che la nostra Tiana ha avuto un compito un po' ingrato. Quindi vediamo di provare le scene di azione perché, sinceramente, aspettate. Una scena romantica. Ma chi se ne frega? No. Uh, Dov'è? Dov'è? Forse non è qui. Si vede io, ragazzi, che gioco pochissimo. cioè gioco solo quando registro. Direi che si nota perché poi non so nemmeno dove stanno le cose. Quindi interpreta una scena. Buonanotte. Uh, però me, me la dà solo romantica. E non me la dà, però. Che tristezza, come mai? Interpreta una scena, non lo so, forse non abbiamo il livello di recitazione giusta? Ehm, no, qui no, non c'è... <ride> palippa. Che dire ragazzi, non so, intanto fai così, interpreta una scena, per ora io non so che dirti. E qua deve andare, a, deve andare a lavorare il mondo, quindi tu non hai neanche iniziato, vabbè, stai sfatto. Dormi fino a che puoi e tu, patata, che dire, devi lavorare fino alle 5. Alexander. Vi dicevo, si sì, ha avuto un destino un po' infelice, ragazzi, perché la nostra, fondamentalmente, ecco, hey, eh, la stai... Con... aiutando. Ah, che... vale, vale, Forse non ha raggiunto, secondo me, ancora il livello no. di carriera. Perché vedete, è solo romantico per fare. Ha avuto diciamo un compito in grado. Scusate, riesco a finire di dirvelo. Cioè, si è trasferito da poco uh, il principe di Maldonia. Che da poco ha Brindleton Bay, ragazzi. Che diciamo è stato insomma cacciato via. Terzo, ma, ma terzo, guarda, ti do una manata. Eh, è stato cacciato via insomma dalla sua famiglia perché? Perché comunque eh, è un tipo un po' superficialotto, eh, sempre solo preso dalle donne, quindi eh, dalla sua musica. Eh, e quindi i suoi genitori, stanchi comunque dei suoi, dei suoi comportamenti, lo hanno mandato via. No, mandiamola per conto suo, per favore. Vai vai cara Tutti al lavoro L'unica che rimane a casa sei tu Perfetto Tiana tesoro E quindi cosa è successo Che il capo di Tiana ragazzi Sapendo insomma che c'è un principe In zona Diciamo così Ha pensato bene Probabilmente non ce la farai Però mi dispiace tanto io non so Non sapevo proprio come aiutarti Ha pensato bene di prendersi, fra virgolette, diciamo, molta cura di lui, nel senso che ehm, ha incaricato Tiana di portargli i pasti. È un principe, ragazzi, quindi diciamo che eh, lo scopo di, del principale, ecco, di Tiana, del capo di Tiana, è appunto ingraziarselo nella speranza che così un domani, quando torneranno ad essere... Ehm, ad avere insomma potere come principe, diciamola così, ed essere una persona importante, si ricorderà di lui, però insomma ha mandato Diana ragazzi che è un po' no, un po' agli inizi ecco, non è una cuoca preparata ecco, È ha mandato lei perché comunque come dire no, non è proprio un principe effettivo attualmente, è un principe sì però, è così importante quindi, qualora poi la cosa non andasse per il verso giusto, almeno non avrà, secondo lui, sprecato una grande risorsa. È questo. Pausa pranzo, Tiana. Ha circa mezz'ora di tempo libero in pausa pranzo. Come deve trascorrere? Va in palestra. Secondo me, lei leggerebbe blog che offrano consigli sulla carriera. Perché, ragazzi, se per chi di voi ha visto La Principessa il Ranocchio, Tiana è molto ma molto fissata. Uh, con il suo lavoro, con l'obiettivo, quindi ogni scusa è buona pur di no? dedicarsi alla carriera. Quindi, questo aumento di rendimento piccolo, meglio di niente. Tesoro, dai, sentiamoci. Io le ce l'ha perduto, ce ne faremo una ragione. Discussione stranamente animata: un artista che usa materiali strani come l'acqua sporca della vasca da bagno e il latte cagliato cerca sempre di coinvolgere Sai in una, in una discussione animata. Sai deve argomentare con lei sulla teoria dell'arte o ignorarla? Ma mm, forse sì, difenderebbe la sua arte. Quindi calo del rendimento medio, che bello, sai. Era meglio farsi gli affari propri, giusto? Stavi a un buon punto invece, per colpa mia, vabbè, dettagli quindi, cara, io forse in te resusciterei perché, mamma mia, tesoro, cosa è successo? Proprio il tracollo vabbè, e resusciterei perché sì, c'è anche altro da fare. Gioca con Jacques e notare, vabbè, a parte di nuovo sconosciuta, però ecco, io non avevo in mente, ragazzi, di farla diventare come sapete perché mi segue una musicista famosa, ecco, molto conosciuta, quindi ci va bene così. E qui c'è il piccolo Jacques, ragazzi, che sta ridotto così. Ora vediamo un po': due di comunicazione, quasi tre di immaginazione, due e mezzo, diciamo così, di movimento. Il pensiero, va bene. E il vasino quasi tre, ragazzi, direi, dai, che non stiamo messi tanto male. Quando cresce il patatoso? Mamma mia, fra due giorni! Fra due giorni il piccolo Jack diventa un bambino, quindi non potrà più dormire qui, perciò dovremo liberare questa stanza, ragazzi, è l'unica. E dopo una lunga giornata di lavoro, ragazzi, la nostra, invece di stare a casa e riposare, ha riposato pochissimo, come potete vedere, è qui, e guardate a che ora! perché sì, a tutte le ore del giorno proprio. Dai un segno di gratitudine. Mm, insomma, lei saluta, buonasera. Sono venuta a portarvi la cena, perché lui pretende il voi, ragazzi, ovviamente. Quindi uh, chiama a tavola, immaginiamo. Beh, è arrivata a quest'ora? Eh? Caro ti sta esercitando, lui è fissatissimo con la musica, ragazzi, quindi... E lui rimane un attimino seccato perché lei si siede a tavola e inizia a mangiare, no? Ma cosa fa, scusi? Beh, mi dispiace, ma... tanto lavoro e non ho mangiato. E quindi, no? Impara a conoscerlo? Dai un segno di gratitudine perché lei è fatta così. Comunque la ringrazio molto per... No, vabbè, ragazzi, dovete stare a tavola però Ma si abbracciano sti due, davvero, di già? Ok, immaginiamo ovviamente che non si siano abbracciati, ragazzi eh, Ho pensato di portarvi qualcosa di diverso Da tre mezzine nel formaggio grigliato eh, Comunque potrebbe chiamarmi a orari diversi Sa arrivare a casa sua Non è proprio semplice, non, non vive proprio dietro l'angolo E lui sta scherzando, vero? Eh? Lo sa con chi parla? E lei chiede della carriera? Mm, no, eh, cioè sì, non so molto a dire il vero di lei. Ad esempio, che lavoro fa? Che Non ho un impiego, sono un principe e non devo lavorare a differenza sua. Eh, beh, tesoro, anche lei in realtà è una principessa. Ma mi lascia come una statua perché, sa, ha ragione. Effettivamente, posso sembrare un dinosauro. Però, um, come dire, sembrerò magari anche un po' robotica nel dirlo. E come dire, le causerò magari un'esplosione emotiva. Ma e sappia che anch'io sono una principessa. E lui cosa? Lei è una principessa? Ma se il suo guardaroba ha dei vestiti sciattissimi. Eh? Da come si veste, guarda chi parla, tesoro, ma chi ti ha conciato così? Da come si veste, non direi proprio che okay, è una principessa, sa? E lei, ragazzi, dovrebbe dare del voi, ma um, per come è fatta Tiana? Lei, beh, hai preso un granchio. <ride> non dire l'amate. lui. Come si permette di darmi del tu? Vabbè, su, è stata una bella giornata di sole. Dobbiamo metterci qui proprio a parlare di questo. Piuttosto, hai visto la partita? Eh? Guarda, quest'anno secondo me è proprio la morte del campionato. E lui, Santa, non ci vuole una scienza per capire che lei non ha capito il ruolo che ricopre qui. Ah, ho capito, non l'hai vista. Va bene, allora, ehm, non ci vuole una scienza per capire che forse tu non hai un televisore. Ecco perché non l'hai vista. Effettivamente, tesoro, non l'ha vista per questo motivo. Non ha un televisore, vedi? È poco da divertirsi. Eh. Quindi. Come... Lei comunque si trasferisce qui da poco. Cioè, come, come passi il tempo? Eh, non hai neanche una console per divertirti. Va bene, guarda, ti racconto una barzelletta oh, su una buccia di banana. Sarà divertentissimo e lui no, forse non ci siamo capiti. Oh, su, sei rigido! Sembra che debba venirti a prendere la polizia da un momento all'altro. Fai l'imitazione. Lei farà la sua imitazione, ragazzi, ovviamente. E non è che lui apprezzerà molto. Sembra quasi che sia caduto Tutto una buccia di banana Guardate lui non ride mai eh, Senta io non, ho, non so Se lei ha capito il suo ruolo Ma lei è la servitù In questa casa capito E qui non viviamo nella casa delle bambole Questa è una casa seria Di un principe E lei lo guarda uh -huh. eh? Potrò sembrarne un ranocchio Beh tu lo sai tesoro Nella favola in realtà ma lei non deve essere un pipistrello che oh, viene qui e risucchia le mie energie vitali, ha capito? Lei deve soltanto servirmi e riverirmi. Oh, su, non dire così, mamma mia, quanto sei rigido. Sai, dovrei farti fare un ritratto da mio cognato. Ti togli il piatto? Oh, grazie, lui non lo sto facendo. Dovrebbe, dovrebbe farlo lei, sta dicendo lui, eh? Lo so, tesoro, hai ragione. Ma figuriamoci, non lo farà mai. Mettiamo intanto questo in frigo. Si può? Puoi riporlo, tesoro? Riponi. Dai, io me ne vado a letto, lei mi ha veramente stancato. E quando se ne va, per favore? Faccia piano quando chiude la porta. Mamma mia, ragazzi. Eh sì. Il caro principe è un tipetto molto fastidioso e particolare. Etiana non sta neanche tanto bene, vedete, dovrebbe anche studiare mixologia. Quindi se ne torna a casa. Però è un po' al di là della stanchezza, ragazzi. A lei, sinceramente, questo tizio inizia a farla irritare. Eh sì, perché lei viene qui con tutti i buoni propositi, ma questo invece è un gran maleducato. La vedo molto male per questi due, vi dico la verità, molto, molto male. Allora ragazzi, Nathaniel mi ha preceduto perché ho um, volontariamente aspettato il giorno del compleanno del piccolo Jacques, proprio per unire le due cose, e immaginiamo che ovviamente che non sia lui a chiamare, ma che magari abbia ricevuto un messaggio da Tiana che lo invitava a passare. Quindi Tiana tesoro, vai di corsa a farti una doccia riflessiva. Perché sì, il piccolo Jack che sta con il plumbab girato perché la mamma ha cercato di insegnargli un po' di educazione. Strano, ma vero. Uh, fa una presentazione allegra. Sta per compiere gli anni. Oh, ma salve! Lei chi è? Chi sono io? Io sarei un principe, mia cara. Oh, ma davvero? Oh, ho capito chi siete. Il principe... Per cui lavora mia sorella, Tiana? Tiana si chiama vostra sorella? Non so chi sia. Bene, mi fa proprio piacere, uh, caro. No, sta spiegando lei. Mia sorella, sa, quella che le butta fuori l'immondizia e che passa, magari prepara pasti un po', come dire, non proprio musicali, ecco. E lui, beh sì, quella che è un disco rotto, beh sì, è proprio vostra sorella. Mi parla spesso di vostro marito, penso sia sì, il pittore. Beh, guardi, non ci sbilanciamo troppo. Eh, non siamo ancora sposati, quindi vivete nel peccato? Beh sì, caro, eh, sì. Vabbè sì, volevo anche appunto chiedere se mi sendeva anche, come dire, le mutande, sai, io non sono un tipo che ha una compagna ma sua sorella dice che dico l'amate mia sorella si esprime in questo modo Sì, guardi mi fa sentire come se fosse appena caduto su una buccia di banana la penso anch'io come lei sa mia sorella è capace a rifare i letti ma per il resto è un po' come dire cara stai attenta perché insomma eh. ecco tesoro preparati perché sì, la nostra in realtà ha avuto questa idea quindi vieni qui tesoro ecco qualcuno ha rotto il ferro oltre al resto eh, sei stata tu cara, mi fa tanto piacere Quindi forza, sostituiamo Perché la nostra ha avuto la brillante idea di... No, fermi tutti ragazzi però, eh, non iniziamo Blocca la porta per tutti tranne i membri dell'unità familiare Altrimenti stiamo qua fino a Pasqua Eh, su Non è cattiveria, ma... Non si può fare. Allora dunque, caro, chiamalo, Tiana, tesoro, chiamalo. Facciamo, anzi, facciamo così, azioni aggiunge al gruppo. E magari ora lo facciamo uscire, ragazzi, perché altrimenti sblocca. Eh, lui, ragazzi, è arrivato qui perché ha ricevuto delle indicazioni piuttosto, come dire, sospette. Cioè, non sa perché. E fondamentalmente non aveva neanche capito, fosse lei, quindi ha risposto al messaggio per dire scusi, ma chi è? Quindi figuriamoci, ragazzi: quanto gliene ah, frega e quanto tiene in considerazione ah. sia, soprattutto. Ehm, e spiegami l'azione una volta fatto un caffettino, tesoro, perché secondo me tu non ce la fai. Eh sì, guardate, però, come la guarda, lancia degli sguardi. Caro, cosa stai guardando, scusami? Perché, sai, il tuo sguardo sembra proprio andare in quella direzione lì. Quindi fossi in te non guarderei, bello mio. Eh? Non facciamo i soliti caponi, per favore, eh? Sì, la nostra lo ha invitato perché? Perché ha pensato che forse prima di sbroccarli, no? Forse il, il principe è così perché è solo, non conosce nessuno. E quindi cerca di coinvolgerlo nella sua famiglia. E poi sto coso, tesoro. Perché fondamentalmente, no? Allora... Oh, mi fa così piacere che sei venuto a chiedere della giornata, ma io non capisco neanche cosa ci faccio qui. Cioè, dove mi trovo? Che cos'è questo posto? E come si permette ancora di darmi del tutto? Oh, sì, Nataliel, cerchiamo di andare d'accordo. Ma, aspetta, io mi sono trasferito qui da poco, ha capito? E i miei interessi sono più che altro... Video ludici anche, mm, non capisco per cosa ci faccio qui. Beh, spero che abbia trovato facilmente con la sua macchina il posto. Ma veramente io volevo dormire. Oh, subì a mangiare la terza cibo spazzatura. Ma lo sa che lei è un disco rotto? Eh, ho letto, dovrebbe aver letto delle recensioni eccellenti del mio ristorante tramite il suo smartphone. E io non prendo tempo a prendere mosche. Oggi è il compleanno di mio nipote. Quindi inizia a lavorare fra circa un'ora, tesoro. Eh, ma tanto no, no, la facciamo restare a casa oggi, ragazzi, perché vogliamo festeggiare. Prendi un giorno di vacanza, tanto ne hai, no? Hai tre giorni. Avete almeno un bagno decente da queste parti, caro. Però sei veramente simpatico, lasciatelo dire, tesoro. Vorresti mandare il messaggino per dire che non vai, altrimenti stiamo qua fino a capodanno. Ok, e lui è qui, ragazzi. Che sta per crescere. E la nostra molto. Notare questo, che adesso è di diventare fidanzato. Quindi, qua, ragazzi, c'è aria di nozze, eh? Aria di nozze imminenti, cara, dovresti proprio mandare quel messaggino, altrimenti la vedo dura. Su, via, lei lo abbraccia, lui rimane un attimino. Come. Ma come, come se è per besta? Cara, però dovresti inviarlo quel messaggino, se sennò... no. Non puoi, insomma, capisci? Resterai qui per sempre. Dai. Nonostante perderò la paga, oggi resto a casa. Bene, ok, tesoro, abbiamo capito. Bene, goditi la libertà. Perfetto. Allora, lei cercherà un attimino, ragazzi, di stringere, no? Un po'. D'amicizia, perché fondamentalmente lei pensa che il principe vive in quella casa tutto solo. E quindi è questo il problema. Non sa che il principe invece. Guarda il film attuale insieme. È un casino di suo. Lo no, toglierò di come città? Ok. Su, so, deve smetterla di indossare quella maschera con me. Ma quale maschera? Io non capisco. Lo sapevo lei. Che lei era una persona sola, non deve disperarsi, ma no, è il film, ma cosa ha capito? E poi non sono una persona sola, come si permette? Eh? Videogioco online con molte persone. Ma questo non è come una bella stretta di mano, non concorda? Beh, per carità, sicuramente come dice lei. Ma... Vede, io sono un tipo solitario, ma non è vero. Lei mi dà l'idea di essere una persona invece molto cordiale, alla mano. Preferisco attività sportive. Eh? E da quando mi sono trasferito qui ho iniziato a correre sulla spiaggia, ma non capisco ancora cosa ci faccio qui. Eh? Lei è un disco rotto, lo sa? Eh? Non può obbligarmi a stare qui? Questa casa sembra un po'... Un porcile, un monnezzaio, lei, beh, non parli così di casa mia, non è proprio da pollice in su, infatti casa sua è da pollice in giù, me lo lasci dire, va bene, molto simpatico, devo dire, tesoro, eh. Lei però tuttavia cerca, anzi, spegniamo sta cosa perché la sordità è imminente, ragazzi, cerca di, come dire, no? Fare amicizia perché è veramente convinta che il principe si comporti in questo modo così poco carino, diciamo per non dire altro, perché è solo. Quindi cercherà di fare conversazioni profonde. Discuterà dei giochi più recenti sapendo che questo è un interesse del principe. Cara, devi andare. No, no, non rispondere, non rispondere per carità. Vai, vai. Vai a lavorare, vai. E vi faccio anche notare una cosa, ragazzi. Che, ecco, c'è una connessione profonda tra voi mi fa tanto piacere! Che la nostra ha ricevuto una promozione come fornitrice di catering. E anche la nostra Anastasia, ragazzi, ha ricevuto una promozione. Forse ora la perderà, ecco, come musicista seria. Quindi, che dire, questa è molto giocosa. Ora probabilmente arriverà il coccolone, e lei si sì, ha pensato di coinvolgerlo in questa festa, di invitare la famiglia. Eh, vuoi prendere una promozione, tesoro? Va bene, questo posso capirlo. Qua tutti che si abbracciano, lui si ritrova circondato in un attimo, entusiasmati per l'interesse, in un attimo circondato da tutti sconosciuti. Racconta una storia coinvolgente, tesoro, basta con quel caffè che sta diventando dipendente, io te lo dico. Promossa a, pro a programmatrice Nuba, che bello ragazzi, sono le gioie. Puzzi pure, quindi cara, fai una cosa, vai a darti una lavata perché... Ti è proibito proprio avvicinarti alla festa Fino a che non ti lavi No, Anastasia è andata via per l'audizione Vabbè, eh, ragazzi Con il cuore e con la mente Come se io fossi lì, forza, dai Cara, come ti sei conciata Che bello Vedervi conciati in modo così orribile Lo sa che lei Mi ricorda un rannocchio, eh Ora non chiami la polizia per questa cosa Se lei le dà del lei, dà del voi Dà del tu, ragazzi, è un mix Sta scherzando, vero? Ma no! È un complimento! Io sono una persona molto pulita, quindi può fidarsi di me. È solo un complimento quello che le sta facendo. Ti faccio. E mi paghi anche un po' troppo poco, ti dico la verità. Ma veramente non ti paga, cara. Anzi, dovresti iniziare a pagarmi. Va bene, ok, forse. Chi lo sa? Eh, non pensi che dovresti iniziare a pagarmi? E lui, chi lo sa? Con quei pasti orribili che mi fai mangiare, credo proprio di no. Bene, ok, mi fa piacere. Ma ora concentriamoci sul piccolo Jacques. Che sta per passare d'età, il patatoso. Oh, tanti auguri, patato. E chissà come diventerà, ragazzi. Se riprenderà più da Sai o da la nostra Anastasia, che almeno si degnasse di sbrigarsi ad arrivare qui non appena sarà terminata ecco caro tu invece vattene in bagno poi allora già che è passato di età ragazzi tutto a livello 1 direi che me lo immagino un tipetto molto sveglio quindi un birbante turbolento ovviamente però ecco sì, io diciamo che prendendo spunto un po' dal topino di, di cenerentola lui era un tipetto effettivamente molto sveglio molto furbo quindi vediamo un po'. Vediamo. Mm. Forse potrei dargli come tratto per ora. Scusate. Potrei dargli sicuro. Sì, perché comunque era uno che non si faceva, no? Diciamo, buttare giù tanto facilmente, ecco. Non, non era facile a farsi prendere dallo sconforto, mettiamola così E eccola l'espressione amorevole, ragazzi, del nostro Jacques Che dolce che sei, patato, veramente Che bello, non vedevo l'ora di vederti cresciuto, insomma, così Ragazzi, che una tristezza proprio, ecco Sta già col plumbob girato È il suo compleanno e sta già col plumbob girato Bene, prendi una porzione, va anche tu, tesoro, ce la fai a prendere una porzione prima di svenire? Una volta che sarà andata in bagno, anche tu prendi una porzione, la nostra potrebbe prendere una porzione con tutti se ce la fa. O perlomeno prendi una porzione insieme: chi ce la fa, ce la fa poi. E quindi, alla fine, vedete, si sta un po' sciogliendo, sta parlando con dotto, ragazzi. Diciamo che forse il piano della nostra non era poi così malvagio. Che ne pensate? Sa, la, la sua famiglia per me è un mistero. Beh, effettivamente, hai ragione, caro. Su questo non posso darti torto. Comunque devo dire che è piacevole per ogni tanto bere qualcosa fuori, insomma, dalla mia casa. E eh beh, sempre rinchiuso lì, tesoro mio. Altri sim. Chiedi di un altro sim. Io so chi è che potrebbe chiedere di un altro sim. Fai una presentazione amichevole, intanto presentatevi anche con lui, eh, perché qua presto, insomma, lo conoscerete ancora meglio. E quindi, ragazzi, con il compleanno del piccolo Jacques, che è diventato questo teppistello col faccino, c'ha cioè proprio l'aria da bimbo incacchiato, e ora un po' triste, ma fondamentalmente incacchiato, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Abbiamo assistito, vabbè, a due promozioni. Eh, Tiana, che praticamente ragazzi sta più di là, più di qua. Più di là che di qua dobbiamo anche studiare la mixologia. Ehm, però stiamo facendo passi avanti, ragazzi. Li stiamo facendo. Il piccolo Jacques è anche cresciuto, quindi sei amichevole con Tiana. Che bello. Secondo me andrà molto d'accordo con la zia, ragazzi. Eh? Secondo me sì, me lo, me lo immagino. E come vedete, il principe sembra essersi perfettamente integrato in famiglia. Sta qui, chiacchiera, prima faceva tanto il difficile, invece adesso no? Vedete, va d'accordo con tutti, e sembra molto più amichevole effettivamente in compagnia, forse. Il caro principe non è poi in realtà una persona così sgradevole, doveva soltanto superare, ragazzi, praticamente la batosta di essere stato cacciato via, poi fondamentalmente da, da casa sua. E guardate quanto è carino il nostro principe. Quindi, se l'episodio vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei youtuber. Andate, iscrivetevi, questa ha superato l'audizione, che bello! Non soltanto sei l'attrice passabile, ma sai, sai anche farti passare per un medico. Bene. Credici se più tardi ci prepari qualche ricetta? Sì, come no, stiamo messi bene. Quindi mi raccomando andate iscrivetevi ragazzi ma soprattutto attivate le campanelline perché solo in questo modo vi arriverà una notifica nel momento in cui qualcuno di noi pubblicherà i propri contenuti nel canale. Quindi mi raccomando ragazzi eh mi raccomando questa c'ha il crollo giustamente se è un bottiglia di caffeina pur di resistere. Quindi ragazzi che dire, io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio, vi rimando come sempre al prossimo, ormai lo sapete più che bene sul Soul Simmers. E non...